l'aerografo. Per questa operazione io solitamente utilizzo il seguente materiale: decodo un fioc, scopolini interdentali Oral-B, una spruzzetta con dell'acqua, sgrassatore universale, in questo caso il CIF, un bicchiere in plastica e il contenitore che permette il filtraggio dei fumi. Ora simuliamo l'utilizzo del nostro aerografo, facciamo finta di terminare la colorazione del nostro modello e dobbiamo pulire l'aerografo perché abbiamo finito di lavorarci per oggi. Ora, il colore è presente ancora in coppetta, dobbiamo svuotarlo. Con la spruzzetta e l'acqua vado a eliminare il colore residuo. Ok. Utilizzo anche lo sgrassatore perché con l'utilizzo prolungato del colore c'è il rischio che questo si asciughi e quindi formi delle morchie. Con lo sgrassatore vado a eliminare il colore che si è attaccato sulla coppetta, nel canale e lo verso il bicchiere. Ok. Smonto l'aerografo, porto la douse, lago lo spingo la parte posteriore verso in avanti in modo che il colore non passi dentro il corpo dell'aerografo rischiando che si asciughi. Pulisco subito la douse con la spruzzetta. Abbiamo la fortuna che quest'ultimo si inserisca, la cannula si inserisca dentro la douse. Ok. Sgrassatore. Lo scovolino Oral-B ci serve per pulire in modo approfondito la douse. Movimento, quando vedrete la schiuma, vorrà dire che sta detergendo perfettamente. Ok, lo sciacquiamo con l'acqua. Uno Scottex, sgrassatore per pulire l'ago. Cerchiamo di non fare questo movimento rischiando che l'ago si incastri e noi, non vedendolo, forziamo operazione e c'è il rischio di piegarlo, piegare la punta. Puliamo ancora il canale, ancora scende il colore. Ok, sgrassatore, cotonfioc. Acqua. Scottex per pulirlo esternamente, asciugarlo dentro la coppetta. Ok, cotton fioc asciutto asciughiamo bene la parte interna e ora possiamo rimontarlo. Asciughiamo bene anche la luce. Quando rimontiamo l'ago, prestiamo attenzione
ad inserirlo accompagnandolo con cura e una volta arrivato lo vediamo uscire, non forziamo, una volta arrivato a battuta stringiamo. L'operazione è conclusa, il nostro aerografo è pulito e tornato come nuovo. E vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.